con la titina, la cerco e non la trovo, io cerco la titina, chissà dove sarà. Così come barulli il cervello. Oh, non ho capito, perché se la sorella è la tua, vedo balzare io e viene a rispondere. Perché io sono tutta un treno. Oddio, una telefonata a quest'ora. Oh, che sarà successo? Una disgrazia di sicuro. Vasco, te le sei messe le pattine? Sì, me le sono messe le pattine. Pronto? Chi è? Che è successo? Oh, è l'Alfonsina! No, scazzitete che non sento nulla! Fatto? Sì, è l'Alfonsina, è lei! Alfonsina! A questo non potevi essere altro che te! Come hai detto, le scale? Scommetto che ci avevi dato la cera! Scommetto che ci avevi le pattine! E hai barullato le scale! Ah. Fammi indovinare! Ti sei rotta l'osso del collo! Oh, mamminina! No, mi pareva bene! Trauma cranico? Oh, il trauma cranico. Ah, sospettano un trauma cranico. Vabbè, capire, se saranno rotte le scale. No, no, ma figurati, figurati se ho voglia di scherzare. Oh, la mia sorellina. Sto scazzita, non sento nulla. Mi è rimasta lì sola. Sì, va bene, gliene dico io. Auguri, eh. Ah, l'auguri porto un male. Se fanno, va bene. Quindi ora c'è l'ambulanza. Oh, l'ambulanza. Dove ti porta? Alla fratta, buoni quelli, va bene. Va bene, va bene. Sì. Vai, vai tranquillo. Ciao. Ma te zitto, non è mica morta, eh! Oh, capo che sia un trauma cranico, ma sei inclinata un po' il capo, forse. Ma te ne ricordi la Beppina del Poronanni? Oh, dopo il trauma cranico, non è stata più normale. E in questo lei parte avvantaggiata. Tanto non gli può succedere. Più anormale di così, e può diventare. Allora. Se piglia il primo treno, mi preparo. Dai. Oh, ha detto l'Alfonsina che deve stare sotto il controllo, quindi devi fare la notte. Ascolta, allora piglio la camicia da notte, va. Anche lo spazzolino. Vai. Io, Tosca, però non posso venire, che il treno mi dà l'agitazione di stomaco e l'ospedale mi dà l'ansia. Ora vedi, io da quando? Da quando ero una creatura, mi cavalle tonsille e mi portarono proprio all'ospedale della Fratta. Ascolta, mica me l'avevi mai detto, eh. Ma sarà che non te l'ho detto, ma poi con tutte quelle curve. Le curve? Sì, e poi vedere la tua sorellina sul letto d'ospedale per me sarebbe uno strazio. Oh, via Vaschino, senti, ce vado da me, non ti preoccupare. Ora Alfonsino, poteva morire. Poteva, per farmi dispetto, non si è fatta nulla. Che dici? Meno male che non si è fatta nulla. Hai visto? Volevi andare al mare e lascia sola l'Alfonsina. Avete capito bene, perché se sono ferie mi tocca stare a casa, perché se la mia moglie va in ferie volto portare dietro pure l'Alfonsina. Che hai detto? Non si può lasciata sola l'Alfonsina. Hai visto? Si sera porta al mare, mi cadeva le scale. Hai ragione, l'altro anno ci si porta. Bravo il mio Vaschino. E poi la porta al largo col patino e pula fuoco. Ah, che disgrazia. Per davvero, che disgrazia. Fuori Alfonsina così sensibile proprio, come la tua mamma. Uguali, due serpenti velenosi. Il mio suocero prima di morire fece un gran sospirone. Dicevano che era il sospiro della morte. Ma sì, era un gran sospiro di sollievo. Tutta la vita con quelle tre donne, una peggio di quell'altra. La mia moglie è lagnosa e c'ha sempre l'ansia. E poi quelle altre due, por fortunato. Ma il nome fu meno azzeccato. Una vita fatta di pattine. Oh, via Vasco. Io vado, eh. Ah, in frigo ci sono avanzi di ieri. Sai che c'è? Oggi mi sento tanto bene, mi sa che mi riguardo. Oddio Vaschino, che te senti? E ora come si fai? Chiamo il dottore. No, tranquilla, Toschina, tanto mi porto in camera l'avanzo di ieri e non mi muovo. Te però non mi chiamare al telefono, perché? Che se sono a letto non ti posso rispondere. No, sto un pensiero, non si può fare. No, Toschina, dai, la solita emicrania magari mi passa. Oddio, non ci voleva, ascolta, stare a casa. No, Tosca, tanto preoccupare, vai. Allora dai. Vado, eh. Sì, vado, certo, eh. Vai. Ciao, morire. Ciao. Oh, ciao cicciolino. Oh, ciao. Un bacino. Dai, Tosca, la porta di qua.
Maddalena, amore mio, oggi c'è stata la giornata tutta per noi. Sì, la Tosca è andata dalla sua sorella che è all'ospedale, l'Alfonsina. Sì, sì, no, aspetta, ancora glielo ho detto, bisogna aspettare che esca dal coma. Sì, l'Alfonsina l'ha presa il trattore mentre era vuota la spazzatura. Ora è in coma. Bisogna aspettare che esca dal coma, sì. Sì, sì, sì. E poi gli dico come mi hai detto te. Me so innamorato della Maddalena. E a te non t'amo più. E poi la lascio subito. Sì, sì. Sì, no, sì. Ma te non ci vire in terrazza a prendere il sole che poi te guardano tutti. No, con la mia moglie niente. Camere separate da un pezzo. Te lo giuro. Su che te pare? Su biscottino no? Ora, no, con quello non si scherza, su. Sì, ora mi vesto e vengo subito da te. Mettete quel profumo che ti ho regalato, cavalcate d'Oriente. E mettete la Guepierre, quella nera, che mi ingalluzzisce. Sì, sì, vai, va bene, ciao, 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 ciao amore, bacino, bacino. Questa mi ingalluzzisce anche per telefono. Che donna, che brividi. E però che fatica, ma quanto era meglio per l'uomo primitivo. Un colpo le crava, la prendeva per i capelli, la trascinava dentro la caverna e non c'era manco bisogno di niente. Vabbè, ora mi vado a preparare. Maddalena, aspettami che arrivo. Oh. Chi è che ve la rompe l'uova nel paniere? Su! Madonnina, l'ero quasi persa, controvavo l'indirizzo. Ma, buonasera. Ma chi è lei? Che vuole? Ah, scusi, piacere, mi chiamo Vallì e sono venuta qui per la lettura. Allora, dunque, il contatore della luce è fuori dalla porta, mentre quello del gas mi pare. Ascolti, non perdiamo tempo. Allora, il suo indirizzo me l'ha dato la mia amica, la Desdemona, che a lei gliel'ha dato la fruttivendola quella in piazza. Lo so che lei riceve sullo appuntamento, però guardi come sono venuta, da casa, è il mio, il caso è urgente. Allora, procediamo alla lettura, allora. Senta, guardi, io ci avrebbe anche un appuntamento e poi ho anche la pressione bassa. Oh, come il mio Raimondo. Proprio di lui gli volevo parlare. Voglio sapere tutto del mio marito. Voglio sapere se mi tradisce. Io che ne so. Ascolti, signor Mago, so che lei è talmente tanto bravo che non solo lo capisce guardando la mano, ma lo capisce anche guardando le palle degli occhi. Dai, lo procediamo, su. Che preferisce, la mano o le palle degli occhi? Ma vuole che sia più precisa? Ho trovato il mio marito a letto con una bionda. Oh, parino tutta apparenza! L'ha detto anche lui. Ha detto che i parini erano solo un caso perché io ero andato all'ospedale a trovare la mia sorella e si è sentito la pressione a zero e quindi ha dovuto chiamare l'ambulanza. Che uomo, che sangue freddo. Proprio, ha detto proprio bene, di sangue freddo. Quando è arrivata l'ambulanza con l'infermiera, praticamente l'hanno trovato parino più di là che di qua. Tutto ghiacciato, col sangue gelato. E l'infermiera parina gli è toccato in traletto e massaggiarlo. E lui, parino, quando io sono tornata a casa che ho perso il treno, vaneggiava e mi imboccava. Oh amore, amore, amore. Quando mi ha visto, si è sentito riavere. E questo non ne ho dubito. L'infermiera mi ha detto, presto, presto, che quest'uomo ci muore. Vado a pigliare la borsa dell'acqua calda. Che donna, che sangue freddo. In che senso, scusi? Che mi ha salvato la vita, zio Raimondo, perché se ne entrava nel letto a massaggiarlo, quello era spacciato. Ma cavolo, un'infermiera diplomata, mica una così. Poi me la immagino, alta, bionda, rifinita, e quando è tornata non c'era manco bisogno più dell'acqua calda. Oh, ma preciso! Ma lei è un mago, lei è un indovino. No, veramente, me l'aveva detto la disegnatrice. Madonna! E quando è arrivata l'ambulanza, e la Desdemona infatti mi ha detto, vai dal mago, che lui le indovina tutte. Sì. E allora che mi dice? Qui c'è la mano. Procediamo. La mano ha parlato, gli occhi hanno confermato. Raimondo è un grande uomo, di molto intelligente, da premio Nobel. Ciò che dice non solo è possibile, ma è la sacrosanta verità.
La Desdemona è una gran donna. La Marietta, invece, le va allontanata perché, essendo segretamente innamorata di Raimondo, un è sincero. Ma infatti me lo immaginavo. Io, guardi, lei è veramente un mago, un indovino. Sì, sì, sì. Ma quanto gli avevo detto? No, no, niente, prego, se ne vale però. No, c'ho fretta. Vada, prego. Grazie. Vada. Che il Signore la benedica. E mi protegga. Io non ce la posso fare, anche perché una faccenda così la Mitosca mica se la beveva. Ma io la Maddalena mica la faccio venire a casa mia, mica so così. Vabbè, riproviamoci, andiamoci a cambiare. Maddalena, arrivo. Oh, ci si mette tutti oggi, Chi sarà? Madonnina, che disgrazia! Madonnina, che disgrazia! Sorachille, che succede? Ma si metta le pattine! Le pattine, per La mia moglie! Mi faccia indovinare, ha dato la cena, è caduta! Peggio! Ha barullato le scale! Peggio! Si è rotta tutta! Ho detto peggio! È scappata col mio migliore amico! Che sarà mai? Ci fossero gli amici così! Anzi, se ce n'avesse qualcuno da presentare anche la mia moglie. Lei dice bene. Ma ora chi me la fa la spesa? Chi mi cucina? Chi mi lava? Chi mi stira? Io che ne so, sono Achille. Guardi, anche in casa mia fa tutto la mia moglie. Io non sono capace manco di farmi un nuovo sodo. Anch'io. So fare il caffè e basta. Da ieri sera ne ho fatti 7. Vadi come mi ferma la mano. Vadi la pupilla nell'occhio che si è dilatata tutto. Sorachille, e il dottore sta al primo piano. Perché è venuto da me, che c'ho anche furia? Perché siamo vicini di Pianerottolo e pensavo la sua moglie mi poteva dare una mano. Fa una pasta asciuttina, si fa due passi. Okay, ma che dici? Una braciolina, un pomodoro, due patate. Sì, e poi magari la frutta è anche un dolcino, Bravo, vedi mi capisce. No, Sorachille, non ne scherziamo. Guardi, la mia moglie è andata dalla sua sorella che è all'ospedale. Se figuri che io mangio l'avanzo di ieri. Ma contento? No, per favore se ne va. Dare da mangiare agli affamati. Già mi ruglia il corpo. Io se mangio di più mi muovo. Ma proprio perché ho fretta, Questi sono i miei avanzi di ieri. Se ne vado a mangiare però a casa sua, forza. Se ne va, per favore. Non è che se la baccalà, No, io lo digerisco, baccalà. No, non è baccalà, mamma mia, che traia, su. Calma, ci vuole calma nella vita. Achille. L'odore mi par buono. Non sarà proprio come quello che fa sceva la mia moglie, però... Perché sa la mia moglie... Non mica mi vorrà raccontare la storia della sua vita, su se ne vale, per favore. Vai, Achille, vada. Questa è la porta, Prego, se ne vada, grazie. Ah, senta, questa sera una minestrina, se no sta no, 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 ne e parliamo proprio. No, via, vai, su, vada. Una notte e un giorno. Maddalena, aspettami che arrivo. La notte è piccola per noi, troppo piccolina. Io il dolce un lo, Buongiorno, lei non mi conosce, io abito nel palazzo di fronte, mi chiamo Finimola. Ecco, perfetto, Finimola, arrivederci, dai. Vai, io la vedo sempre dalle finestre. Io no, la ringrazio e la saluto, su. Eppure, mentre ero in terrazza al fresco, ho visto certe sue occhiate. Cosa avrò fatto di male? Che io mi dicevo, Finimola, se avrai bisogno di un consiglio, quello è l'uomo giusto, perché si vede che è un uomo tanto intelligente. Capiamoci, studente, ma che Finimola è il suo vero nome? Sì, perché il mio babbo, quando sposò la mia mamma, voleva tanti figlioli, ma tutti maschi. Aveva ragione che le donne... Che era il mio socero. E invece nacquero Primina, Secondina, Terzilia, Quartina, Quinta e Sestilia. Per caso il suo babbo si chiamava Fortunato? No,
Peppino, ma mi faccia finire, non mi interrompa. Alla settima gravidanza, la mia mamma era grossa, che mio babbo gli disse: questo è di sicuro un maschio, perché grossa così non sei mai stata. Ah, mammerina. E invece, nacquero Settimia e Ottavia, due gemelle. Ma meno male. Dopo due anni, quando nacqui io, il mio babbo si scoraggiò. La mia mamma, invece, che era tanto remissiva, era diventata così scoglionata che quando il mio babbo entrò nella stanza dove era lei con tutta quella scunigliata di figliole, e gli disse che nome gli si metta sta figliola, che nona non si può sentire. E lei gli rispose: Peppino, finimola. Lei voleva dire finimola con tutti questi figlioli, ma il mio babbo capì male e all'impiegato del comune mi denunciò come finimola. Peppe, bellissima storia. Ora la ringrazio e la saluto. No, aspetti, io le devo chiedere un consiglio. Pensavo se ne fosse scordata. Sai, io sono sola da tanti anni. Sapesse com'è brutta la solitudine. Sì, dipende, qualche volta. Io, per esempio, oggi, che ho la mia moglie, dalla sua sorella all'ospedale, e mi sentirebbe proprio tranquillo se mi suonasse il campanello ogni minuto. E quando ritorna la sua moglie? Domani. Oh, bene, bene, consigli proprio. Sì, ma spicciamoci questo consiglio, su. Dunque, mi sono innamorata. Lo sogno tutte le notti. Ah, e io il libro dei sogni non ce l'ho. Faccio una cosa, scelga sei numeri, vada giù al botteghino, le mette sulla ruota di Firenze, aspetta che escono, ecco il consiglio, arrivederci. Eh no, ma io voglio sapere che devo fare, mi devo dichiarare? Certo, vada, dichiari il suo amore. Ma lui ci dirà. Sicuramente sarà contento. Vasco, fammi tu, ti prego. No, ti sei c'ho moglie. Ma non c'è domani. Che può fare? Portala qua, vieni qua. No, finimola. Sì, dillo ancora. Finimola nel senso di finirla, scordami per sempre. Altra paura così, che ci tiro il calzino, eh. Addio. Che fatica oggi. Che giornata stressante. Ora, a moglie estreme estremi rimedi, gli do un cazzotto e gli butto giù tutti i denti. Amore, ciao. Maddalena, ma che ci fai qui? Mazza la tua pastirottina. Sono venuta a trovare il mio pastirottino. Volevo stare qui con te, volevo vedere casa tua. Anche quella valigia, ma che fatto il trasloco? Ma mettiti le pattine. Ho preso due cosine, un cambio, mi volevi tutta nuda. Oddio, ma se torna la mia moglie all'improvviso? Ma l'hai detto che è andata dalla sua sorella all'ospedale col treno. E se guasta il treno e torna? Se si guasta il treno rimarrà fermo in mezzo alla campagna, disperso. E se perde il treno? Se aveva perso il treno, questo era perché attorna. Oddio, ma poi chi t'ha visto? Sto palazzo è il covo di vipere. Mica t'avrà visto la sora Santina, eh? Quella è una serpe, sempre dietro all'occhio magico. Ma mettiti le pattine. Ah, sta calmo, non mi ha vista nessuno. Ovvia. Ma sai di molto te, questo è il covo del KGB. Vabbè, diciamo che in fondo al portone ho incontrato un cittino. Mi ha chiesto chi ero e gli ho detto che ero una testimone di Geova e scappata a gambe levate. Non lo sapevo. Quella era la sentinella che è fuggita dall'allarme. Ma perché non mi hai aspettato a casa tua, Maddalena? Te mi vuoi far venire in parto? Oddio, c'ho già la sudare. Ma c'ho un cerchio al capo. Sta calmo. Se passerà una giornata di passione, ho messo la ghepiera. Quella che ti fa ingalluzzire. Più indimenticabile così, mi verrà un coccolone. C'ho già la sudarella. No, stai tranquillo. Rilassati. Che fai? Che combini? Vieni qua, che lasci le impronte. Vieni qua, che poi se ci trovo il capello biondo sono morto. Qua. Ma perché la tua moglie fa la questurina? Te sei tutta profumata lasci una scia. E quello che mi ha regalato te, cavalcate d'Oriente. Rilassati, amore. Se passerà una giornata indimenticabile, tanto più indimenticabile che così, eh? Non vedo l'ora. La vedo dura. Colà! Che bello! Dove? No, ho detto colà! Ah, scusa! Ma la tua camera? No, vorrei andare mica nel letto della mia moglie, ecco, se ci trovo un capello biondo sono morto. In camera degli ospiti se vai. Ascolta Vaschino, ma avevi giurato che con la tua moglie non c'era più niente. Camere separate. Mica mi avrei detto una bugia, perché alla fine ne puoi
Allora. Dammi voi! No! Vai in cucina! Bionda in cucina! La tua moglie avrà le chiavi! Oh no, sor Achille non avrà mica dell'altra fame, eh! Volevo un po' di conforto religioso. Oh, che le sembro un prete io? No, mi hanno detto che han visto entrare qui una testimone di Genova. Oh, se becca e sparsa la voce. Mi hanno detto che anche una bella figliola. Sono morto, lo sapevo. Scusi. Signorina testimone di Genova, sì? Darebbe un po' di conforto religioso a questo mio amico che gli è scappata la moglie? Ma certamente. Inutile piangere sul latte versato. Madonna, mi parla bene. Morto un papa? Se ne è sempre fatto un altro. Ma lei, signorina, sarebbe disponibile... Non ci allarghiamo troppo, eh. Lo vede, c'ha la conforta anche me. Che scelta lei? Scusi, lei... E la sua moglie mica gli è scappata con l'amico? No, ma è all'ospedale. Senta, signorina. Signora, prego, so vedova. Oh, poverina, allora ci si potrebbe confortare a vicenda. Perché, e come si chiama lei? Piacere, Maddalena Verdelli. Ora gli dà anche l'indirizzo, su. Da, sor Achille, se ne vada per favore. E suo marito com'è successo? Porino, era tanto ghiotto di noccioline. Ogni sono andato attraverso, morto stecchito. Dai, su, sono a chi le vada, per favore, vada. Senta, io siccome so l'inquilino, abito del Pianerottolo, di fronte, un attimo, quando ha finito di confortare il sorvasco, mi sono al campanello e mi conforta anche a me, io sono lì bello e pronto che l'aspetto. Sì, va bene, ora però se ne vada. Mi raccomando, va, io sono lì. Vada, sono a chi le vada. Per favore. Senta, ma lei saprebbe anche... No, la mamma mia che trania! Su, Achille, vado a mangiare gli avanzi! Amore, sono tutto a fuoco! Io sono di ghiaccio! Guarda, ho già la sudarella! Madonna, ma ora mi blocco anche budelli! E anche più giù, è tutto morto! Per sempre, mi sa! Poveri noi! Oddio! Che giornata indimenticabile. Zitta, non so. Cosa? Dai, sarò. Vai, nascondi, su. Buona santa. Vai. Buongiorno, gente. Sono Eugenio. Rappresentante. Io non voglio niente, non compro niente. Guarda, se metta le pattine che mi lascia tutte le pro. Te se va? Siamo stati a scuola insieme. Ma manco per sogno. Ma sì, a ragioneria, te sei Vasco Rossetti, lo saprò. Il nome l'ha letto sul campanello, ragionier Vasco Rossetti, mica mi incanta. Su. Allora le medie, sì, ora mi ricorderò le medie. Mi faccio a pescerie le medie e le elementari, l'ho fatta in seminario e i miei compagni si sono fatti tutti i preti. Allora l'asilo. Sei uguale identico a quando sei all'asilo, eh? No, allora, sei cambiato per lei. Guarda, mi piace al piacere, io l'asilo l'ho fatto dalle suore dei treini e non è andato nemmeno tanto bene. Per cui, dai, tanto lei mi è anche antipatico, non compro nulla. Ma vedrà che meraviglia, c'ho un aspirapolvere stupefacente, pavimenti, divani, cuscini, letti, per non parlare dei tappeti, dove microbi ghignanti si annidano e attentano alla vostra salute e a quella dei vostri bambini. Questo arnese meraviglioso riporta l'igiene, riporta la salute. Non c'ha bisogno di niente. Ma cosa che è bello, mio. Te lo dico io, questo va comprato. Sì, amore, la spirapolvere, che bello, non ce l'ho. Me lo compri, amore, me la compri. Lo vede? La sua signora ha capito perfettamente quanta utilità può portare quest'arnese nella sua casa. Soffrite da allergie? È la polvere malvagia. Ma poi vedrete quanti microbi si annidano sui vostri tappeti anche quando sembrano puliti. Prego signora, mi porti dove c'ha un bel tappeto e vedrà che lavoro. Dove ce l'ha un bel tappeto? Ma non saprei. In camera? Ma ci sarà in camera? Che se giornata vedi? Le passioni. Allora là si va in camera. Come ci sarà in camera? La faccenda si ingarbuglia qui. Venga. Amore, questa blu è la tua casa.
fame. E dai, sì, se mi viene un infarto oggi. Vieni, dai, si mette in moto sta faccenda. Quale faccenda? Signorino, lo so che mi può punire perché sono un gran peccatore, ma così è troppo. Ora che quell'Eugenio ha scoperto che quella non era mia moglie, quanti aspirapolveri mi toccherà comprare per pagare il suo silenzio? Ah, Alfonsina! Perché non sei rimasta all'ospedale almeno tutta la notte? Tosca, non capisci niente? Conoscendo il tuo marito, ho capito che era solo a casa e ho subito sentito odor de carne. Ti sei fissata, ora perché trovo il tuo razzo con una bionda? In fingardi! Tutti gli uomini devono essere sì, traditori! Sì, tutti gli uomini sono uguali! È l'occasione, fa l'uomo maiale! Pensa che il mio razzo mi aveva detto che andava 2 giorni a Bologna per lavoro. E io sono vita a dormire dalla bici, perché io da solo ho paura. Ma nella fretta me lo scordo di dare da mangiare a mio gattino. E sono tornata a casa. Erano lì, nel mio letto. Lui? E la Luigina, la mia vicina di casa, che arrivò a Quapiche. Veniva tutte le sere a trovare la TV della televisione a casa nostra. Da Mondrigona. Loro sono scappi e io per fuggirmi dietro o non barullo tutte le scale. E così quando al pronto soccorso mi hanno detto che la mia testa è stata più dura delle scale, ho preso il primo treno per venire qui da te, perché di sicuro è il tuo marito, c'ha l'amante in casa. Ma sì, mio marito queste cose non le fa. Ma sì, ma che ne vuoi sapere te? Oggi a me, domani a te. Prima cieca che indovina. Te dico che il mio marito è come un carabiniere, fedele nei secoli. Ancora sì, Tosca! Sì. Ecco, proprio arrivando all'improvviso che si trovano con le mani dritto il barattolo della marmellata. Ma sì, al mio marito la marmellata non mi piace. Ma Tosca, ma non so avuto il suo babbo la stessa mamma. O perché io le indovino tutte e te non capisci manco a chiamare? Sarà forse perché a me mi hanno messo il nome del nonno Alfonso, che era tanto intelligente. E io invece mi chiamo Tosca, come l'eroina dell'opera preferita del babbo. E infatti sei venuta scema come la Tosca dell'opera, che manco hai capito che su Cavaradossi me ne ammazzavano uguale. Oh, è così, cara Tosca. Hai sempre dormito da ritta, che a 18 anni ancora credevi alla cicogna. Lì la colpa fu la tua della mamma. Oh, mi mandasti in viaggio di nozze senza spiegarmi niente. E durante il fidanzamento mi lascio manco un minuto da sola col mio vaschino. Ah, volevi stare sola col tuo vasco? Certo, vispo come era lui, tonta come eri te, ci mancava solo di lasciarmi soli. Ti ricordi come diceva la mamma? Sì, la pasticceria ci facesse assaggiare tutti i dolci. Non si comprerebbe più niente. Perché sai, la prima notte di nozze, no? Io gli dissi, buonanotte vaschino, speriamo che la cicogna ci porti presto un bel cittino. Oh, credevo gli venisse un colpo. Ma perché te dormivi da ritta? Oh, io le indovino tutte. Ah, sì? Le indovinerai anche tutte, sì. Ma intanto tutti gli uomini che hai avuto ti hanno tradito prima di sposarti. Invece il mio vaschino mi ha sposato e mi è stato sempre fedele. Illusione, dolce chimera sei tu. Ascoltami, Tosca, dentro ogni uomo c'è il maiale. Piuttosto, ne hai fatto l'esame che ti avevo detto? Un po' mi vergogno. Ah, è certo, uno vispo come il tuo vasco è fedele a una che si vergogna. Quando ti dico che non capisci niente, mi devi credere. Allora, ti devi mettere la ghepia che ti ho regalato. Ne fai una specie di spogliarello, ne frulli un po' sotto il naso, avanti, indietro, avanti, indietro. E se manco te vede, c'ha l'amante di sicuro. Basta, stasera me la metto. Ho comprato anche una camicia da notte, un po' da maialone. Oh, meno male, era allora, meglio tardi che mai. Ma mi raccomando, fa il passo da panterona, Ora vedi, ho chiesto passo da panterona. Ma bisogna insegnarti ogni cosa, mettiti lì che ti può vedere. Così, guarda, così. A passo un'altra volta. Allora, scanziti! Scanziti! Qua, su!
va bene, no, così. Piuttosto, sì. Anch'io sono me muovo a trovare un altro uomo. Ma è il problema, è che se quando si parla di matrimonio scappano tutti a gambe levate. La vecchiaia avanza. Lo sai che mi è caduto il gluteo? Che ti è caduto? È il gluteo, me l'ha detto ieri l'estetista credivo di svinire. Ma che è il gluteo? Oh, sorella mia, quanto sei ignorante. Il gluteo è il nome scientifico del culo. Mi è caduto il culo. Ah, ma allora non capisce. Ma si è afflosciato. Ma te ne accorgi che si dirino ritto io? Ma sei sicura? Oh, basta, basta, contento si può chiacchierare. Il resto sei sempre stata gelosa di me. Va a cercare il tuo marito piuttosto, vai. Non dovrò che sia, sarà a letto, ci aveva la migrana. Certo, a letto è possibile, tutto stare a vedere con chi. Oh, falla finita, Alfonsina, ti ho detto che il mio amo è fedele. Vaschino, amorino mio, si saranno nascosti sotto al letto. Amorino, Vaschino, ma apri il mattarello, dagli due belle mattarellate, che tanto non esiste uomo senza peccato. Amorino, sei contento che si attorna così presto? Ma come ti senti? Come stai? Ti sei riposato? All'aria colpevole! Sono molto scombussolato, l'emicrania. Ma come mai si attorna? Ascolta, ero alla stazione a aspettare il treno, che aveva di molto ritardo, e ho visto arrivare il treno da quell'altra parte. Indovina che è sceso? L'Alfonsina. Meno male l'ho vista, se no partivo. Che fortuna, che bella sorpresa! Sta attento, Pirulino, finendo le fave all'occo, ne avevi 100 magazzini. Sei contento, amorino? Non te lo può manco immaginare! Scostumato! Pensa, oggi è stata una giornata, che dico fortunata? Di molto fortunata! Piena di sorprese! È venuto a trovarmi il mio carissimo, ma carissimo amico di scuola, che... di aspirapolvere di là con la sua moglie. Oh, l'aspirapolvere, me lo compia. Ora due, me ne tocca comprarne due. Saranno due stolti come lui. Hai sentito? Ne compra due, lo compra anche per te. Te lo dico sempre che il mio Vaschino è bravo. Quando l'uomini regalano troppo, se vogliono far perdonare le maracelle. Ma sto amici indo solo, si conoscono o no? Eugenio, vieni con la tua moglie. Buongiorno. Sono Eugenio. Questo è il mio meraviglioso aspirapolvere. E questa è la mia bellissima signora Maddalena. Maddalena? Sì. Speriamo che sia bella e pintita. A me mi piace solo l'aspirapolvere. Mia moglie e direi sorella. Ma come parla ora? Ma come ha fatto presto a scendere? Ma accomodatevi. Su. Scommetto che Vasco non va fatto manco il caffè. Ma avevamo detto che c'avevano un appuntamento, che c'avevamo fretta. Su, alzatevi e a giornate migliori, dai. O che uno per lavorare si porta dietro la moglie. Sa, il mio lavoro non mi permette di prendere il congedo matrimoniale. Allora mentre lavoro si fa anche il viaggio alle nozze. Così si mette insieme l'utile al dilettevole. Non mi sento più niente. Quando state di casa? A Cicciano. Ma io ci vedo chiaro, Ma un li tratteniamo che avranno sicuramente l'albergo prenotato, no? No, veramente no. Si deve ancora cercare. Ma come l'albergo? Fa prima tornare a Cicciano. Ma che se manda degli amici in albergo. Oh, ci sono belle camere matrimoniali per gli ospiti. In una c'è l'Alfonsina, in quell'altra io così. No, hanno detto che ha furia, su! Che dorme? A proposito, Vaschino. Questa aspirapolvere, che si fa? Si compra o no? No, non per carità. Ma come? No, ma ce l'ha comprati tre di aspirapolvere? No, sì, uno di riserva, tante volte un altro se rompesse. Vabbè. Io questo l'ammazzo, io tiro il collo. Scusi, Tosca, ma lei, per caso, dorme ancora con il suo marito? No! Come no? Gli inglesi dormono in camere separate. Oh, che noi siamo inglesi! Senti, mentira! No, su, ci fa una bella camera anche per voi. Strano, mamma mia. Vasco, molto strano, stranito. Su, tranquilli, ci sarà bella camera anche per voi. A proposito, Vaschino, sa come ci mette... C'è tempo, su, no. Firma, Cicciolino, firma, perché ogni promessa è in debito. C'è qualcosa che un mattone, e il mio sesto senso mi dice qualcosa. Quando ti dico che sei fissata, o da quando ce l'avresti ora sto sesto senso? Era qui. Avevi detto che con la tua moglie non c'era niente, camere separate.
Ora te lo faccio vedere io. Te lo giuro. Ma devo giurare. Testa un pochino più blanda. Tosca, non capisci niente. Oh, che c'è qui? Oh, non è che marabba. Madonna, non mi sento per niente bene. Oddio, Vaschino, che sei? Oh. Ti fa male il capino, oh, devo fare un massaggino. Sì, glielo faccio un massaggino quel capino, glielo faccio a vedere se ritorna al verso. Sarebbe il caso, sì. Chi sarà ora? Chi sarà ora? Madonna. Vado ad aprire, vado, vado. Aprire. Io, c'è Achille. Scusate, ma volevo sapere se la sora Maddalena aveva finito di consolarsi al Vasco. Ma questa è bella, io ci vedo sempre meno chiaro. Spiego io, spiego io. Zittate, Pirulino, che potresti inquinare le prove. Scusi, ma di che si sta ragionando? È che la sora Maddalena è una religiosa, una testimone di Genova. Oh. Già mi ha detto un po' di parole consolatorie. Ma lei lo sa che quello è il marito? Il marito? Sì. Ha sputato la nocciolina. Piacere, figlio. Piacere, figlio. Eugenio, io credevo Lazzaro. Spera che qui entri, sia sotto un infreno. No, quando vi dico che sono perseguitato. Scusa, in che senso, in che modo la dovrebbe consolare? E nel senso che, siccome la mia moglie è scappata col mio migliore amico e allora avevo un po' bisogno di consolare. Come la capisco? Sa, e lui veniva tutte le sere a vedere la televisione a casa mia. Oh, e io. Manco lui, mamminina. La sogna si era rotta. Mamminina, manco lui. Allora gli ci vuole un bel aspirapolvere. E fa da mangiare sto a fare? No, ma che da mangiare? Ora vedi. E allora a mettere un po' a ci raccontare le cose come... E no, nel senso che poi la mia moglie mi svegliava, no? Per andare a letto. A dir la verità le vedevo che erano un po' arruffati. Ma pensavo che avevano dormito anche loro. E invece... Sotto l'occhio del marito. Peggio Donazio della Buldrigona, quella maglia... Alfonsina Cergente! Quella donna di malaffare, va bene così? Oh. Almeno il mio razzo lo faceva quando un c'ero. Ma anche lei non accorgesi di niente, ma allora dormiva per davvero, Ma veramente l'ha detto che dormiva? E poi anche a guardarlo non pare tanto sveglio, infatti, io lo dico. Mi pare proprio sveglio, sì. E poi c'era la disgrazia. Ma più di così la disgrazia. Mamminina, meglio delle commedie di Petrarca. Oh zitti, fatelo ragionare, se no si sa come va a finire. Sì, ma alla fine ce l'ha bel che detta. Fatelo dire che ragiona così bene. Ieri sera, quel mischino di Clemente del piano di sopra, ne casco dal letto. Colpo di scena. Ma si è fatto male? O che ne so se si è fatto male. Ha fatto un tonfo, pareva al tremoto. Mi sono svegliato di soprassalto. Non l'ho visti lì che erano in fragranza di reato. Ma menina, da ammazzarli tutte e due! Esagerata! Tanto l'omini andrebbero ammazzati tutti! Brava, ora mi sei anche simpatica! No, ecco. Perché l'omini con chi tradiscono? Per me sono le donne le colpevoli! Il Buldrigone, certo! Lasciatemelo dire che bel romano! Ma tutto, io poi vederla lì, la mia velina. Vederla lì. Era lì. Con quello. E a tutto c'è un peggio. Ma più di così! No. E il manicolto mi si era mangiato anche tutto lo spezzatino che avevo avanzato della cena. Ci avevo fatto conto di mangiarlo oggi. È stato un colpo terribile proprio. E gliel'ho detto. Pasquale, ma che fai? E lui mi ha detto Achille, è stato un momento di balordia, dice perdono o che vuoi che sia. E lo spezzatino ci è rimasto il tegame vuoto. Ah, di quello dice non so che dite. Ah, non so che dimmi, eh. Allora non c'è perdono, non c'è. Se non aveva mangiato lo spezzatino, era tutta un'altra cosa. E la sua moglie come lo faceva lo spezzatino? Col sughino e le patatine. La mia moglie faceva il meglio spezzatino di tutto il comune del monte. Sapeva farci bene con le curatelline di pollo, era una cuoca fenomenale. Ora la mia vita è finita, sono rovinato. Anche il cipreo? Ma allora scusi,
Io avrei richiuso l'occhi e avrei fatto finta di non vedere niente. Anche perché la miglior cosa è il perdono. No, carino, troppo comodo, eh? Anche perché se il mio braccio era a pavo, un par di forbici e zappa! Ah! E al gatto! Che brividi nella scena! Ma che siete matti, oh! La violenza mai! Brava la Mitosca! Ha ragione Vasco, meglio il perdono, eh? Ma lasciatelo finire, via, sono Achille, vada avanti. Ma lei sa cucinare? Oh, che dice? Oh, che dice? So fare i crostini come li faceva la mia nonna, e la galantina, e i maccheroni, e la nanna con le patate, il cipriano, spezzatino. Basta, già che ho una fame, mi viene una fame che proprio... Sì, ma volendo si potrebbe anche assaggiare qualcosa. Oh, volentieri, sì. Sono Achille. Che begli occhi che c'ha lei, però. E questo non è niente a confronto delle doti nascoste. Alfonsina! Vita Achille. E io poi sarei anche sempre pronta. Mai un'emicrania. Anzi, a dirle il vero, ci avrebbe anche un certo arretrato, perché il mio ragazzo le sa che ci andava spesso con Luigina, perché la sera è sempre stracco. Alfonsina! O sta zitta te, sta dietro a tuo marito che mi pare di molto strano. O Achille, ma lo sa che anche lei è un bell'uomo? Mi scusi, ma sai che anche lei ce l'abbia un certo arretrato, Su, tutto è bene quel che finisce bene. Ora gli sposini se ne vanno, ma arrivederci a giorni migliori. Ma? E l'Alfonsina potrebbe andare anche col sole Achille a smaltire gli arretrati. Manco per sogno. Oh, siamo sempre soli, ma lo vedi che bella compagnia. E poi lasciala cucinare qui la mia sorella, che mi pare manco il vero. Va bene, allora ascolti Achille, andiamo in cucina di fondo spaghettini. Anzi, faccio un bel pranzetto per tutti, sentirò. E gli sposini avete la camera con me. Quando finirà sto tormento? Con la fortuna che c'ho oggi, come minimo, è l'esatto delle tasse. Io un napro. Oh, vabbè. Oh, era meglio la settore delle tasse, a tutto c'è un peggio. Mica ce l'avete una carotina che c'ho da fare il sugo? No, non ce l'ho, sono saltito una carotina e lei sarà mica. Smetta di chicchiare che l'ultima volta mi svolto l'orologio in mia nonna. Lo lasci stare il mio marito, che anche l'altro giorno gli altrovo un anello che la sua moglie aveva perso da 2 mesi. Vasco, chi era? I servizi segreti, ha cominciato la perquisizione. Sta bene, sorbato. Addio! L'ultima volta che mi disse così mi venne la febbre 40. Oh! E sono cose che possono succedere. Ma senti, stamattina sei sentito un gran trambusto. E sei tutto. E non sarà mica venuto un infarto al sorvasco. Un infarto al sorvasco? Ma voi mica porterete male, vero? Oh, che vuoi che sia? Anche al sol Severino, no? Anche al sol Severino, visto, stava tanto bene. Eppure, zac! Morto stecchito, o come si dice, oggi a lui e domani a te. Veramente si dice oggi a me e domani a... Oh, io ho detto, ma non mi confonda. Dunque, stamani ho visto uscire la sora Tosca con la borsa, aveva tanta fretta. Ma poi si è vista arrivare una signora tutta camuffata, con l'aria furtiva, e si è detto, questa è l'amante del sorvasco. Questa è l'amante. Oddio, infarto lo sento arrivare. E si è visto arrivare un uomo e si è detto, questo è il marito geloso. Questo è il marito geloso. Ha quell'occhio magico e invece mette un cimingum. Ma voi due non bevete, non mangiate, non cacate che siete sempre dietro a quell'occhio magico? No, e se fa turni? Ma se fai turni? Buongiorno. Oh, lei sulla Tosca è una donna praticamente perfetta, eh? Ha un solo difetto, il marito. Sara Santina, come sta? Bene, mai notite, mai una congiuntivite, mai una diarrea. Ci vede bene, ci sente anche meglio. Oh, via, mi racconti, che è successo? Oh, guardi, stanotte non si è dormito mai. Prima quel tuffo, che si è detto?
Oddio, e il tremoto? E il tremoto? Ma poi invece era il sor Clemente che era cascato da letto. Siamo corsi su, la sua moglie che berciava. Ma lui non si era fatto niente. Oh, non si era fatto niente? Non c'è stato bisogno manco di chiamare l'ambulanza. Gli è venuto un bernoccolo qui. Un bernoccolo qui? Tanto che noi si è detto. Ma stai mica... zitto, Amilcare. Parlo io. Vuoi sempre intrometterti? Sta zittino, su. Oh, un bernoccolo qui che noi si è detto. Un corno a scoppio ritardato. Perché ora sono vecchie. Ma prima lei portava l'uomini in casa quando lui usciva. Quando lui usciva? Che noi si diceva, ma non sarà mica d'accordo anche lui. Ma non sarà mica d'accordo anche lui. Però come ci siamo divertiti, Santina, però ai tempi. Per davvero, come si divertiva. Per davvero, Amilcare, veramente. Guarda, ci siamo divertiti tantissimo. Per questo si sperava che quella signora bionda che è venuta qui stamattina e fosse l'amante del sor Vasco. L'amante? Oddio, sono incerto. Ma che dite? È venuta col marito, un compagno di scuola di Vasco. Sono sposini in viaggio di nozze e restano qui a pranzo. Ma? Noi si è visto arrivare prima lei. E poi ci è sembrato strano. O perché non sono arrivi insieme? Perché non sono arrivi insieme? Perché non sono arrivi insieme? Perché lui ci aveva parcheggiato la macchina e la scarica gli aspirapolveri. Stress. La convince? Sì, perché? Contenta lei. Contenta lei? Questi tiro comunque, mi faccia finire di raccontare. Allora, mentre si era dal sor Clemente e si è sentito un gran bercio di sotto dal sor Achille. E siamo accorsi giù un'altra volta. Si è suonato un sacco al campanello, ma non ci ha aperto nessuno. E si è detto, mamminina, questo è un fatto di sangue. Io volevo chiamare pompieri per farmi aprire l'uscio, ma lui come al solito voleva chiamare carabinieri per il fatto di sangue. Meglio, tutte le forze armate. Dice? Ma quello non ci avevo pensato. Capirà, siamo stati un pezzo dietro all'occhio magico a discutere, a litigare su chi chiamare, se pompieri, se carabinieri. Quando a un certo punto sono usciti due amanti con la valigia. Con la valigia? Sono fermati sul pianerottolo, si sono arrappati e si sono dati un bacio. Ma un bacio? Un bacio da scostumati. Da scostumati. Noi ce se ne immaginava l'amico lì tutte le sere. Che iva via tardi poi, ma tardi. Ma poi usciva con quell'aria. Da gatto mangia il topo. Parlate piano, che il sor Achille, poverino, è di là con la mia sorella, che lei prepara due spaghettini. Con la sua sorella, lei zitella, lui senza moglie. Si mangia i confetti. Ma che dici, non mica vedo con lui, Se si mettono insieme è un peccato mortale. Mammina, peccato mortale, senza soluzione. Da scomunica. Non si accostano mai un minuto, Ma a proposito, ma non si potrebbe avere anche noi altri due spaghettini? Ha ragione, capirai. Oggi con tutti questi avvenimenti e non ho avuto il tempo manco di preparare la disena. Allora, venite in cucina. Ma voi due sposini indossoli? O che già consumano? Ok, li già consumano. Se li vedeste, due passerottini. Mi sento bene. Allora, Vaschino, vieni in cucina anche te. Ti darò un vinzantino, mi pare che te ce voglia. Altro che vinzanto, l'olio santo, vedi? Che mi dice? Lei è scapolo? Pensavo che i zitelli fossero finiti. Io trovo solo uomini sposati. Ma mi faccia vedere il documento, perché fidati, era un buon uomo. Se fidare forse era anche meglio. Oh, è scapolo per davvero. Ma non avrà mica qualcosa che funziona? Ma che dice? Ma vuole provare? Ah, ogni cosa a suo tempo. È che ancora non l'ho trovata come la volevo io. Prima di tutto passionale. La presente quella canzone di Toni Dall'Ara che fa ghiaccio bollente sei tu. Sguardo di ghiaccio e corpo bollente. So io. Calma. La presente sempre quell'altra canzone di Toni Dall'Ara che fa tu sei romantica, amica delle nuvole. La voglio anche romantica. Non ho l'età
Non ho l'età di amarti, so io. Calma, calma, calma. E poi la vorrei che sapesse fare anche tutte le cosettine di casa. Ascolti un po' lei, questo Toni Dall'Ara non lo dice, sono sicura. Ma lo sa che ha ragione. Ah. Però, Maddalena, diamoci dentro. Eugenio, quando l'ho vista, ho sentito un colpo. Le fulmine. Ma questo lo dovrebbe dirlo. Non siamo mica nell'Ottocento, ma che sarà? Ma sì, ha ragione, giù. Ah. Diamogli le secche. Vasco, ma che piccioncini, di la verità, ti fa intenerezza. Ah, te la puoi manco immaginare. Su, su, tutti in tavola, che gli spaghetti sono quasi cotti. Ci avrei incerto l'amorino da qui là. L'amore è bello, ma la fame saventa come i gattabudelli. Genio, si può campare e sta' attento a quel che fai. Sono la tosca, amico! E a questo prima o poi gli tiro il collo. Alla che in tavola! Che pranzo, che giornata meravigliosa! Alfonsina, sei più brava della mia moglie, guarda. Anche io. Ma poi la cena, ma come? Ma anche io ho fatto un pranzetto così, improvvisato. No, sei più brava della mia moglie, lasciatelo dire. Oh, Mille, mi sembra di conoscerti da sempre. Mandiamoci del tu. Se il destino ci ha fatto incontrare. La giornata così e finisca i cipressini. Maddalena, ma perché hai voluto lavare i piatti? Sei ospite, non ti vorrei mica sciupare queste belle manine. Ora si va anche, amiche, speriamo non si racconti le sue cose. È stata così gentile da ospitarci, mi sembra il minimo. Che sì, mangiata. Sì, sì. Oh, io le chiume muovo più. Ci mancherebbe solo questo, guarda. Ma come, se sta bene tutti insieme? Tu, Genino, noi due si potrebbe anche andare a letto a sto punto. O siamo viaggio alle nozze. Questo è bella. Ma io mi sa che vado a casa, c'ho la casa vuota. Che fuoco. Achille, se vuoi rimanere. Alfonsina, non me lo faccio ridire. Che dirà? Ma cioè, smetti di chiacchierare. Ma trovo l'uomo della mia vita. Cercavo l'Alfonsina e ora l'ho trovata. Cercavo l'Alfonsina e ora l'ho trovata. Prego. Ora che siamo armasti in quattro, che si fa? Beh, tornate briscola. Ma com'è spiritoso il Sol Vasco, Non se lo ricorda di già più che noi siamo in viaggio di nozze? Allora, una bella festa da ballo. Maschino, io non posso far aspettare la mia sposina, Abbi questo lo faccio, un tiro il collo. Una che sono sicuro che farà ingalluzzire, amore. Buonanotte. Buonanotte, sora Tosca. Buonanotte, cicciolino. Vaschino, se va a letto anche noi che ho una sorpresa per te. Le sorprese per oggi ne ho avute anche troppe. Cercavo l'Alfonsina e ora l'ho trovata. Cercavo l'Alfonsina e ora l'ho trovata. Oh, ora a Pasquale gli devo fare un bel regalo. Lui mi ha fatto un favore incredibile a portarmi via la mia moglie. Cercavo l'Alfonsina e ora l'ho trovata. A Pasquale, quando siamo sotto le feste, ne mando un palettone e una bottiglia di spumante un po' riciclato. Toma, va bene lo stesso. E ora vado a fare il caffè per tutti, se lo volete anche voi. Mamma mia, che nottata!
non ho dormito mai. Achille e Alfonsina hanno smaltito tutti gli arretrati. E la Maddalena con Eugenio, la prima notte dei nozze. E diceva che m'amava. Vatti a fidare delle donne. E la mia moglie? La mia moglie? Cose da non credere. Avete presente quel film Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Uguale. Tutto quel movimento nelle camere le accanto e l'avevano tutta rinvispita. A un certo punto mi è toccato accendere la luce per vedere se era lei. Ma sì, era proprio lei. Allora sai che c'è? Ieri non ho mangiato, ma ora mi si è aperto un po' lo stomaco, quindi... Ma menina, chi è nottata? Quella Achille mi pareva che dormisse e invece... Ascolta, andiamo a comprare un po' di camicie da notte di io e Piero. Perdiamo sì, tempo, sì. Si piglia il caffè e se va. Io la voglio rossa. Mammina, mi sono addormentato stamattina. Ah, ma io quella la sposo, eh. Ah, senti qua codorino del caffè. Io la camicia la voglio rossa, eh? Anche io. Ma che la vuoi, uguale a me? Tanto mica si va a letto insieme. È vero, oh. Sì. Ma che le sorprese non sono finite? C'è nessuno? Qualcuno? Siamo una delegazione. Eletta dal condominio. Eletta dal condominio. Zitti, fate parlare la scienza. Stamani, fuori dal mio ambulatorio, ho trovato tutti i condomini. Saranno stati una ventina fra uomini e donne. Non mancava nessuno, eh? E per la prima volta, se son trovi tutti d'accordo. Se son trovi tutti d'accordo. Tutti d'accordo, ah, no. Miracolo. Sì, ma la loro domanda era una sola. Volevano sapere che medicinale le ho prescritto ultimamente e poiché la mia risposta è stata nessuno, e loro ci hanno mandato qui per un'indagine più accurata. Perché qui la faccenda è un se spiega. È un se spiega, eh. Nell'interesse di tutti. Nell'interesse di tutti. Ma che avete bevuto stamattina? Vedi, signor Vasco, sono delicato, no? Mi serve sapere se magari qualche altro specialista l'ha prescritto, che ne so, qualche altro medicinale, che ne so, diciamo... Magari, manco per il problema specifico. Magari gliene assegnati più mal di cuore. Per mal di cuore? Ma che siete viti? Con tutto il rispetto per il dottore parlando, tutti fuori di capo. Io non ho preso nessuna medicina, non sono andato da nessuna parte. E poi vorrei sapere perché tutti i miei fatti li dovrebbe sapere il condominio. Lo sapevo io, che non ce lo voleva dire. A costo di torturarlo, gnafallo parlare. Magari pagando. Magari come pagando, Santina? Zitti! Oh, fate parlare la scienza, per favore. Vede, signor Vasco, le sarò diretto. Stanotte nel casamento non ha dormito nessuno, perché dal suo appartamento, bellino caro, provenivano suoni e rumori inequivocabili, amplessi, ripetuti e diciamo anche continuati. Altro che continuati! Un bomberonaio di trombamento! Fate! Di trombamento! Su, fate parlare la scienza! Poiché, signor Vasco, nelle notti precedenti, a essere sinceri... Anzi, da sempre! Poiché, nelle notti precedenti, signor Vasco, da questo appartamento preveniva un silenzio tombale. La scienza pretende di sapere cosa ha determinato questo suo rinvigorimento! Altro che rinvigorimento! Alzò il Gualtiero, quello che sta sotto di voi. Che sta sotto di voi? Quello che sentiva meglio di tutti. Che sentiva meglio di tutti. Mi sono sembrate una decina. Ma decina. Poi non faceva in tempo a finirne una che ne incominciava. Ricominciava subito con un'altra e si spostavano dalla camera all'altra. O che cambiavi letto? Ma che cambiavi letto? Nessun medicinale, questo è sicuro. E allora... Allora può essere stata una combinazione fortunata di cibo. Mi dica per filo per segno cosa ha fatto, ma soprattutto mangiato. Dal momento che si è svegliato al momento che si è svegliato. Per filo e per segno, eh? Senza tralasciare niente. Senza tralasciare niente.
Io ieri non ho mangiato assolutamente nulla. O come niente, come nulla, ora vedi. Se dice nulla, se dice niente, vuol dire che ha fatto il digiuno. L'ho sempre detto io che te mangi troppo, Santina, un ne schiacciamo, io se mangio un ne sto ritto. Amilcare, sta zittino, che un se te che devi star ritto, Che puoi letto e se sta stesi? Ma è ovvio, ma è ovvio, ma certo, ma a sclapone. Noto medico dell'antica Grecia sosteneva infatti che il digiuno provoca una maggiore affluenza di sangue al cervello e il soggetto ha le idee più chiare e ragiona meglio. Ma che sta... Dottore, mi scusi, Prego. Ma lei, la laurea del dottorato, mando l'ha presa? A Rapolano! S'era una decina di donne stamani. O che qualcuno gli ha detto che il cervello del suo marito dovesse funzionare meglio. Si è parlato di cervello. Si è parlato di cervello? Dicevo, per assonanza... Chi è sta assonanza ora? È una dottoressa antica. No, ma avete capito, per assonanza lo stesso effetto può prodursi in altri organi. Questa assonanza se ne intendeva di più. L'ho sempre detto io che le donne sono più intelligenti. Mamminina, che bel giovanotto. Zitti. Fate parlare la scienza. E che bella scienza! Vede, signor Vasco, ma come primario luminare le devo chiedere se nella giornata di ieri ha fatto qualcos'altro di inconsueto e poi procederei con un'ascoltazione del suo cuore, se permette. Del cuore? Prima il cervello, ora il cuore. Ma che si è parlato di cuore? Che si è parlato di cuore? Sì, sì, ieri ho fatto 500 flessioni in terrazza, all'aria aperta. Ecco! Ecco una concausa, vedi con ragione, un corpo ossigenato e funziona meglio. Ma come ossigenato? Ora che mi tocca, fammi biondo. Oh, e se c'è bisogno se fa anche quello, Mi scusi, dottore, sa, io sarei ossigenata già di mio, no? Potrei avere una visitina di controllo, perché io ho sempre un peso qui. E mai far aspettare, diciamo, una bella donna. Non vorrei che poi magari... ci fosse qualcuno avanti a me da magari una signora. L'unica donna che può aspettarmi è mia madre, abita a Trento e la vedo parecchio, parecchio di rado. Oh, questo è il partito perfetto. Scatola, stipendio da dottore e con la suocera a chilometri di distanza, anche veloce. Mi scusi, sa? Prego. Ma è medico della mutua? Sì, ma c'ho anche un piccolo ambulatorino qui nel palazzo. Venga, venga che gliene mostro. Vai, vabbè che trovo un altro. Bene, che starò. Avete capito, digiuno e ossigenazione che la scienza vuole dire. Ma tutto andolo, mi stufa un pochino? Allora, prima di tutto, t'ossigeno. In dove vado? Dalla tua parrucchiera? Ma che, vado a comprare un bottiglione d'ossigeno, ci penso da me, su. E poi 500 flessioni in terrazza, 1000, ora vedi, 500, Santina, ma sei sicura? E pur digiuno. No, digiuno... mangiava due fettine pasta al burro. No, se è digiuno, è digiuno. Un po' di risino, via, ma... No, zitto, che la scienza ha parlato. Oh, almeno con questo da fare oggi, ne staranno dietro all'occhio magico. Vado a fare la spesa, San Vasco. L'Alfonsina mi ha fatto la lista, falla. Domani matriciana, domani l'altro cipreo col purè, poi domenica maccheroni, lunedì la nanarosto, le patate e tutti i giorni, capito? Voleva qualcosa lei? No, grazie, se ne vada. Se si sopravviva a sta dieta, ma mica vorrete restare sempre qui, Mi pare un albergo questo, Vuole un pacchetto di sigarette? Vada. Che la Maddalena ancora si è levata? Vieni qua. Avi pazienza, Vasco. E te lo devo dire, al cuore non si comanda. E io mi sono innamorato. Vieni qua, caro mio. Amico mio, amico dei tempi migliori. E le donne sono volubili, mia capille. Grazie, Vasco, grazie. Questo tuo pensiero mi toglie un peso dallo stomaco, perché io avevo un peso, ragazzi. Quella era la cena di ieri sera. Anzi, lo sai che faccio? Ora va la chiamata. Vai. Cercala bene, Maddalena, amore. Vai. Trovala.
Allora, torna qua, Tarpano, vieni qua, su. Uccella Maddalena. Quando sarà andata? Vieni qua, Eugenio, amico mio. La Maddalena l'ha fatta una bella sorpresa. La trovo un altro. Come? Più giovane, più bello, ma soprattutto più dottore. Non te la prendere, amico mio. E annega la tua, il tuo dispiacere in un bel piatto di penna alla matriciana. Ma io me l'ho innamorato. Anch'io, che ci vuoi fare? D'altronde, Eugenio, amico mio, queste sono sorprese della vita. Sai come si dice oggi? A me e domani a te. Lo so, ma io la volevo sposare. Ma che sei mattito? Ma trovati una moglie come la Mitosca. È un po' lagnosa, ma è buona, è piena di premure. Ed è tra di me, non gli passerebbe manco per l'anticamera del cervello. E poi può darsi che dopo qualche anno di matrimonio ne possa diventare Mister Hyde. È vero? Sarà stata un'allucinazione. Ma che allucinazione? L'ho vista anch'io, non ci crederete. Tutti i lamini nel palazzo in terrazza fanno flessioni. E questo non è niente. Tutti biondi ossigenati. È permesso? È Sorbasco, grazie. Lei è un mago, mi ha salvato la vita, mi ha salvato, perché l'avevo... No, io non c'entro niente, è stato lui, no, Alfonsina, ho fatto la spesa, vieni e si va a casa mia, qui c'è troppo asino. Ma senza televisione però, eh? Certo, senza televisione, perché la televisione è la rovina delle famiglie. Delle famiglie, andiamo ai chiellini. Cerco la chitina, la cerco e non la trovo io. Avete capito tutti, eh? Digiuno assoluto e ossigenazione. Santina, sta zitta, fa parlare a me. Ma guarda che mi ha toccato fare. Vai in culo, te e il dottore. Oh mamma, la devi sottostare lì. Ma te l'ho detto, amore mio, che la scienza ha sempre ragione. La scienza ha parlato della Ghepierre. E anche la Ghepierre ha ragione, anche la Ghepierre ha ragione, nana. Oh mamma! Che devo dire, signor? Io sono rimasto solo, beh solo, proprio solo no, ma insomma, e d'altronde sono sorprese della vita. Oggi a me e domani a voi, eh. La Compagnia dei Commedianti del Monte vi ringrazia per la vostra attenzione e soprattutto per la pazienza. E comunque hanno recitato per voi Lucio Padrini e l'Aspirapolvere, perché... Lorenza Pecchi e Anna Mariottini, eccole qua, Alessandro Casini e Sofia Cavigli. Si escono fuori, va bene, sono usciti. Poi abbiamo Mireno Scali e Liliana Rossi. E ora ci abbiamo Paola Del Pasqua e Giacomo Maurizi. Ci arrivano. E ora per ultimi Daniela Terzi e Niccolò Bennati.
Per favore li salutate già che ci siete, su, forza. Fate un bel salutino. Allè, bravi! Chissà chissà dove sarà, oh papà, oh mamma, la fece su saltare lì, 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 lì,